Allora, oggi volevo mostrarvi, ce l'ho anche la telecamera che sta un po' ballando, volevo mostrarvi gli acquisti che ho fatto in Thailandia, quindi nei vari giri che abbiamo fatto quest'estate nel nostro bellissimo viaggio in Thailandia. Man mano state vedendo i vari vlog, quindi non so se pubblicherò questo alla fine dei vlog o magari in mezzo per spezzare un pochino, quindi magari insomma alcuni posti che vi cito adesso dove appunto ho acquistato queste cosine magari li vedrete nei vari vlog. Farò poi un video assolutamente sulla Thailandia, quindi su info utili, consigli di viaggio e quant'altro. Ovviamente non è mancato lo shopping, perché comunque un po' ho voluto comunque prendere delle cose, degli oggetti che mi ricordassero quei posti, e un po' perché comunque ovviamente erano cose molto carine e soprattutto costavano pochissimo, e quindi insomma ve le mostro. Partiamo subito dagli acquisti mangiarecci, insomma lo vedrete forse nei vlog, ne abbiamo acquistata diversa, adesso un po' è già stata smistata, un po' è già anche iniziata, quando abbiamo fatto la gita al parco nazionale a Chiang Mai. E quindi insomma abbiamo comprato tutti questi sacchettini di frutta candita, questo qua è il mango, questo qua è l'ananas, che tra l'altro abbiamo già aperto perché abbiamo preso qui un pacchetto di buonissimo, questa è la frutta mista, quindi c'è il kiwi, c'è le ciliegine, di tutto e di più, poi abbiamo preso anche le fragoline di bocco che però abbiamo già aperto, e altro mango, altro ananas che poi ho regalato anche un pochino ai miei, e comunque insomma sono costate veramente poco e sono veramente ottime. Mi sono pentita di non aver comprato anche il miele che vedrete nei vlog, che costava pochissimo e doveva essere buonissimo, però avrei veramente avuto il terrore di romperlo durante il viaggio. Come questo mangereccio ho poi ancora comprato al supermercato questi che sono come se fossero delle patatine ma di alghe, sono praticamente alghe secche che loro mangiano tipo patatine. L'avevo visto in alcuni video comunque in giro, e quindi ne ho preso un pacchettino più piccolo per mia sorella e questo qua per me. In realtà non so quando lo mangerò o se lo terrò lì per ricordo, però insomma questo è quanto. A livello mangiareccio questo, sì, ho ancora preso in realtà all'aeroporto perché avevo avanzato ancora qualche batte, quindi non volevo tenermeli lì, li ho spesi, un pacco di riso integrale che però adesso di là in cucina, però insomma più che altro per ricordarmi. Allora partiamo subito, vado veramente random, magari comincio col farvi vedere gli acquisti di abbigliamento. Al mercato serale, al Night Bazaar di Koh Samui, ho acquistato questi shorts che sono troppo carini, tutti rotti sia davanti che sul retro, molto carini, e questi qua li ho pagati pochissimo, non di tutto mi ricordo i prezzi, di questi sì, e li ho pagati 100 baht, che sono più o meno 3 euro, quindi insomma questi mi piacciono molto. Poi ho comprato al Chak to Chak, che è quel mercato bellissimo a cui sono andata il sabato, ho comprato questi pantaloncini. Allora, in realtà sono super diffusi i pantaloni così ma lunghi. Io in realtà ne avevo già comprati 2 paia qua a Torino prima di partire, proprio in vista del viaggio, e quindi là non ne sono andata a comprare un altro paio, però ve li faccio vedere perché li abbiamo comprati per mia cognata, e ce li ho proprio qua davanti. Erano solo questo stile così, quindi lunghi, con queste fantasie, con gli elefanti ovviamente tipici. Io non me li sono comprati perché appunto qua a Torino non è che li usi più di tanto, ne avevo già 2 paia, però li ho presi corti perché sono carini per il mare o anche per dormirci piuttosto che per stare in casa, e mi piaceva questa fantasia, quindi neri con questi elefantini fucsia, molto carini. Poi, ha sempre il Chak to Chak, veramente io mi sono pentita di aver preso così poco quel mercato perché c'erano delle cose meravigliose, c'era uno stand che aveva tutte camicie di jeans, o comunque capi in jeans, e io ho comprato questa camicia di jeans che è stupenda, e poi l'ho pagata veramente poco, meno di 15 euro, adesso non mi ricordo bene, però meno di 15 euro, e praticamente le costumizzava lei a mano, quindi sul colletto ci sono tutte queste borchiette, idem sulle taschine,
veste veramente bene, poi mi piace un sacco il lavaggio perché non è né troppo chiaro né troppo scuro e devo dire che mi mancava una bella camicia di jeans. Ne avevo alcune, ma per la maggioranza comprate sui siti, quindi alcune magari mi stavano corte di maniche, alcune mi stavano un po' larghe. Questa mi sta benissimo e è stupenda. Bello. Questo banco che aveva tutti un sacco di vestitini stracarini e anche lì mi sono in realtà pentita di non averne comprate di più. E ho comprato questo vestitino che è molto carino perché è sempre in tessuto jeans chiaro, ovviamente a pois. E il modello è molto semplice, quindi così con al fondo un pochino il voulant. E veste veramente bene addosso, l'ho già messo un giorno al lavoro ed è veramente molto molto carino. Infine, il banco dei miei sogni, c'era questo stand che aveva tutti questi vestiti stupendi, meravigliosi. Chi mi segue su Instagram l'avrà già visto. Praticamente aveva tutto lo stesso modello, che è fatto così, quindi un po' più largo sotto e un po' più stretto sul seno, che sono in assoluto i miei modelli preferiti di vestiti, con tutte queste fantasie meravigliose. Quindi io ho preso questo qua blu con dei pois, dei mini pois colorati e tutti i macaroon. Quindi color Tiffany, azzurrino, con i mega pois fucsia. Il modello è lo stesso ed è stupendo. Proprio belli, anche questi li ho pagati poco, perché li ho pagati più o meno sui 8 euro, più o meno l'uno. Questo a livello di abbigliamento. Poi, come accessori, allora ho acquistato queste due agendine. Lì c'erano un sacco di banchi che vendevano le agendine fatte in questo stile, quindi molto un po' stile shabby chic, con pois, con le ancore, con le righe. E io ho voluto prenderne due, uno nella dimensione più piccola e uno nella dimensione più grande. Questo più piccolo è con gli elefantini, perché comunque mi ricordavano la vacanza in Thailandia, e questo diventerà il libro dei miei viaggi. Quindi ho iniziato a scrivere le cose della Thailandia, quindi era il mio diario di viaggio. Ogni giorno scrivevo le cose che facevamo e i prezzi, insomma le cose che, i soldi che abbiamo speso, e me lo porterò dietro con me in ogni viaggio, perché appunto voglio che diventi il nostro diario di viaggio. E poi me ne sono comprata un'altra fatto così, quindi rosa ancora in cellofanato, con i pois bianchi un pochino più grande. Non lo so, questo lo terrò lì, magari quando finirò il primo lo continuerò lì. Poi ho comprato un paio di ciglia finte fatte così, quindi con i diamantini, insomma con i glitter. Queste qua le ho pagate anche queste poco, 1,50 euro più o meno. Poi al mercato di Chiang Mai c'erano questa ragazza che aveva tutte queste pinze che decorava lei a mano, e quindi non ho potuto fare a meno di comprarne due. Una, ovviamente tutte e due col fiocco le ho prese, ma c'erano varie fantasie. Una appunto fantasia bianca e lilla, troppo carino, e uno fatto così, quindi sempre con un fiocco, ma in una, insomma, un modello un pochino diverso, con i pois rose e azzurro. Veramente carina. E anche queste le ho pagate poco, adesso non mi ricordo. Le ho pagate, io non mi ricordo, ma intorno a 1 euro, 1,50 euro l'uno, quindi comunque pochissimo per quando sono fatte a mano. Poi sempre a Chiang Mai, durante la gita appunto fatta al parco, il mio fidanzato mi ha regalato questi due bracciali, che sono in pietre dure, uno sul viola e uno con le pietre colorate, anzi adesso vado a mettere, e mi piacciono un sacco, appunto mi ricordano il viaggio. Poi, sempre al mercato Chak to Chak, ho voluto a tutti i costi comprare questo ombrello, anche se in realtà non è molto thailandese, è più giapponese come stile, ma mi piaceva troppissimo. Praticamente ha la custodia rigida, quindi fatta così, che si svita e praticamente esce fuori l'ombrello. Adesso non ho voglia di aprirlo, però viene fuori un ombrello ed è carino perché il manico rimane con la testina della thailandese, in realtà sembra più giapponese, ed è molto carino, insomma, perché poi una volta chiuso si richiude qua, e tra l'altro è molto leggero, e praticamente la fantasia che c'è sull'ombrello è quella che c'è qua, quindi fiori di ciliegio. Non lo so, è più giapponese, però mi piaceva veramente troppo, l'ho visto e non potevo non prenderlo. Poi ho comprato questi tre portachiavi, sempre perché comunque molto spesso uno costava un tot
se ne prendevi di più alla fine ti costava molto molto meno. Quindi ho comprato questi tre portachiavi, magari uno lo utilizzerò per la macchina perché lo devo sostituire. Quindi ho preso uno sul verde, uno sull'azzurro, ovviamente uno sul rosa. Poi vabbè, abbiamo preso varie calamite che però abbiamo già dato, insomma, un po' ai miei genitori, un po' le abbiamo già messe qua in casa e mi rimane ancora questa qua che ho preso sempre a Chiang Mai. Mi piacevano molto lo stile perché erano un po' stilizzate, molto carine. Poi ho preso questa ciotolina sempre al mercato notturno di Koh Samui che mi faceva impazzire, la trovo stupenda. Ovviamente volevo comprare qualcosa da mettere qua in casa, comunque anche poi in vista di una casa più grande. Mi piacerebbe avere proprio un angolo dedicato alle cose comprate nei nostri viaggi. Quindi ogni volta che viaggiamo compriamo sempre qualcosa per la casa. E abbiamo preso questa ciotolina di cocco con all'interno tutti i vetrini. C'era veramente di tutti i colori. In realtà mi sono pentita di averne presa solo una perché insomma, potevo prenderne due, erano molto carine e costavano veramente molto poco. E io l'ho presa insomma di questo colore naturale, quindi sul torto era il grigio. Poi c'erano di tutti i colori, sul fucsia, sul verde, blu, veramente di tutti i colori. E ora, come ora, mi sono un pochino pentita di averne presa solo uno perché appunto costavano molto poco e secondo me sono veramente molto carine. Poi quando siamo andate al villaggio delle donne col collo lungo abbiamo comprato questa che è la ranocchietta che fa rumore. Lì in Thailandia spesso passano queste signore che vendono queste ranocchiette e sentite spesso questo rumore, quindi comunque mi ricordava la Thailandia e anche questo secondo me è un bel soprammobile da mettere, insomma, perché ricorda il viaggio. Molto carina anche il colore in sé quanto per il packaging, perché mi piaceva troppissimo da tenere lì appoggiato sulla mensola. Ho cercato, insomma c'erano diversi colori, ho cercato di prendere un colore che mi piacesse, però mi piaceva troppo e l'ho pagato qualcosa come 20 centesimi, quindi ho detto no, mi piace troppo da tenere anche solo come soprammobile. C'è il balsamo di tigre, non potevamo non prenderlo. L'abbiamo preso così, in questo barattolino, sempre al Chak Tu Chak. C'erano tre tipi di balsamo di tigre, quello super forte, quello normale e quello soft, e noi abbiamo preso quello normale, quindi quello medio, perché quello super forte era veramente troppo balsamico. E poi io mi sono presa anche questo in formato mini, praticamente ha il roll-on, quindi serve se, nel momento in cui magari avete tanto mal di testa, metterlo qua sulle tempie a farvi il massaggino, oppure anche solo a portarvelo dietro quando avete il raffreddore o magari il naso chiuso e ad annusarlo. Io spesso vedevo in metropolitana signore o ragazze che tiravano dalla borsa fuori questi boccettini e li annusavano. Inizialmente le guardavo un po' male perché sembrava una cosa non molto legale. In realtà poi dopo ho scoperto che avevano tutti questi boccettini con questo olio balsamico dentro. Andava quindi a liberarle a liberare il naso nel momento in cui il naso è chiuso, attaccati leggermente distanti l'uno dall'altro, ma io ve lo faccio vedere per quanto mi è possibile. Anche questo, insomma, non penso che lo attaccheremo qua, ma lo terremo poi, insomma, per la nostra futura casa. E quindi, insomma, questo quadro qua che ricorda il floating market, quindi il mercato galleggiante, e infatti l'abbiamo proprio comprato lì. Ci piaceva perché aveva questa parte a colori in primo piano, ma il resto era in bianco nero, per il fatto che appunto fossero tre pezzi da attaccare leggermente staccati l'uno dall'altro. Quindi insomma questi sono stati i miei acquisti, spero che vi siano piaciuti, fatemi sapere qual è l'acquisto secondo voi più interessante e ci vediamo col prossimo video. Un bacione, ciao!